Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale per questo nuovo tutorial. Io sempre Claudio. Oggi vi farò vedere come creare uno short interamente da computer. Io uso Filmora, ma sono sicuro che altri buoni programmi di editing video siano in grado di fare lo stesso. Se avete dei video che ritenete divertenti, interessanti, adatti a diventare uno short, ma sono a schermo intero, basterà aprire Filmora o il vostro programma di editing video e in un minuto vi faccio vedere cosa fare. Prima di iniziare vi ricordo che ogni singolo tutorial sul mio canale è realizzato con passione e impegno, quindi non dimenticate di iscrivervi per supportare il mio canale, cliccare sulla campanellina se volete ricevere una notifica quando pubblico un nuovo video e lasciare un like per gratificare il mio lavoro. Ma prima di iniziare, la mia nuova sigla demenziale. I miei colleghi, molto più bravi di me sicuramente, si sono soffermati sull'aspetto economico, normativo o di digital marketing, ma non ho trovato un tutorial che facesse vedere step by step le varie fasi della creazione da computer. Ho fatto 10.000 prove, ho fatto dei video con le dimensioni degli shorts, ho aggiunto short dopo il titolo, in descrizione, nei tag, ma quando li pubblicavo erano solo dei video stretti. Ho girovagato su YouTube per giorni, dai titoli avrei dovuto avere le informazioni giuste, ma anche se dal titolo pensavo di aver trovato quello giusto, parlavano di short come se chi ascoltava lo dovesse sapere già a prescindere. Ho chiesto nei commenti a qualcuno più bravo di me e sarebbero bastate due righe per spiegarmelo, ma niente. Alla fine ci sono riuscito da solo. E allora lo faccio io per tutti quelli che vogliono guadagnare con gli shorts e come me hanno difficoltà a trovare un tutorial adatto. Allora, prendiamo Filmora. Qua facciamo importa file multimediale. Andiamo su desktop. Questo è il video. Poi andiamo su file, impostazioni del progetto. Qua dal menu a tendina scegliamo 9/16 ritratto, poi ok. Ora lo possiamo trascinare giù e infatti è 1080x1920. Ora, come vedete, avendo ridotto le dimensioni si è modificato un po' tutto. Allora, andiamo qui sulla timeline, sul file, tasto destro, ritaglia per adattare e come vedete si allunga. Andiamo a vedere. Perfetto. Ora, se lo volete fare più lungo, potete fare copia e incolla, lo estendete. Se volete lo potete fare più stretto, come era appena l'ho caricato, e sopra e sotto ci potete scrivere il titolo. Potete fare quello che volete. Adesso, se avete questo programma, non vi devo dire nient'altro. L'unica cosa, fate esporta, gli date un titolo e lo caricate su YouTube come si carica un video normale, aggiungendo sempre short sottotitolo, dopo il titolo, in descrizione e nei tag. Perfetto, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto sia stato utile. Vi ricordo che nel mio canale consiglio solo programmi gratuiti, senza trovare brutte sorprese una volta installati. Inoltre trovate più di 260 effetti sonori, musica italiana, internazionale e tutorial vari. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tutorial e se vi è stato utile. Se avete dei dubbi, domande o curiosità, non esitate a scrivermi nei commenti. Rispondo a tutti in tutte le lingue. Per Video Pleppa 2 da Claudio è tutto. Hola!